Nel Vangelo di oggi Gesù incontra un cieco che egli guarisce operando in modo prodigioso, ma, e questo è il problema vero della dialettica con i farisei, lo fa in giorno di sabato. Ecco che allora questo elemento, questa circostanza che caratterizza l'azione di Gesù diventa oggetto di discussione, oggetto di dibattito, oggetto di querelle e oggetto di diatriba. Naturalmente uno potrebbe dire, poteva aspettare un giorno, il problema non si sarebbe posto, il cieco avrebbe portato pazienza, però in realtà si capisce l'intenzionalità di volere provocare precisamente sul significato profondo del sabato. Di sabato bisogna, che cosa bisogna fare? Non fare nulla? Fare il bene o fare il male? Fare il bene, guarire una persona, o fare il male, sparlare, denigrare e in qualche modo colpire con le parole? Ecco che già nell'episodio si pone un interrogativo di tipo formativo. Qual è il valore del sabato e quindi anche qual è il valore della legge e quindi anche qual è il valore del percorso che è chiesto al credente sulle orme di Gesù. Anche l'educatore in qualche modo è chiamato a provocare non con una provocazione fine a se stessa, ma a provocare per far riflettere, perché ogni persona possa poi giudicare con la propria testa. E questo è importante perché in tutto questo dibattito, alla conclusione, Gesù ribadisce questo elemento. È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e coloro che vedano diventino ciechi. Quindi questo vedere con gli occhi della mente, saper giudicare con la propria testa. Ogni educatore, ogni insegnante è chiamato a fare questo, accompagnare la persona perché impari ad usare gli occhi della mente, giudicare quello che a quel punto vede, valutare in autonomia quello che è giusto, quello che è vero, quello che è buono.